Social Club. Abbiamo qui il mister di subito.it, purtroppo è arrivata anche oggi una sconfitta, i primi punti non sono ancora arrivati, ma c'è un netto miglioramento, la squadra gioca meglio, ma questo ancora non è bastato. Adesso sarete matematicamente in Europa League, quali sono i punti in cui potete migliorare e a cosa puntate per l'Europa League? Ma prima di partire dai punti dove migliorare, partiamo dal risultato di stasera. Ok, abbiamo perso, abbiamo avuto davanti dei giocatori veramente forti, però abbiamo fatto una prestazione lodevole, bravissimi soprattutto nella fase di possesso, è stato eccezionale anche il nostro portiere perché in effetti ci hanno tirato un po' da tutte le parti, ma il nostro portiere è stato bravissimo, siamo riusciti ad arginare tantissimo i nostri avversari e partiremo da questo, ripartiamo da questo a livello di prestazione, abbiamo delle aree di miglioramento, ma sicuramente il prossimo girone, al di là che sarà più abbordabile o meno, affrontandolo con questa intensità sarà più facile avere delle soddisfazioni sicuramente. Benissimo, grazie mille, in bocca al lupo per la prossima. Crepi. Abbiamo con noi Claudio, il portiere, allenatore, organizzatore di Forma Italiana. Forma Italiana, una delle per ora l'unica squadra a punteggio pieno, 9 punti su 3 partite. Siete in formissima, siete molto organizzati. E i bookmaker dicono che siete voi i favoriti per la Champions League a cui siete largamente qualificati. Che cosa hai da dire? Come si può vedere, i miei giocatori sono in formissima, io molto meno, ma fa niente. Comunque sì, siamo molto forti, sono anch'io molto stupito delle performance della nostra squadra. Abbiamo fatto un mix di operai del nostro magazzino e di colletti bianchi, quello che si dice, i travet che lavorano in ufficio, e un po' di dirigenza, e il mix è eccezionale. Uno perché
fa molto spirito di gruppo e quando sei in campo si è tutti allo stesso livello, questo è molto bello. E oltretutto abbiamo una squadra fortissima, io che sono allenatore oggi ho dovuto fare ohimè il portiere perché eravamo un po' in mancanza di giocatori, però in realtà noi potremmo avere tre squadre di cinque giocatori, tutte e tre fortissime, quindi molte volte c'è anche l'imbarazzo se, come fare la formazione. Devo dire che abbiamo dei giocatori, almeno quattro, completamente outperforming rispetto a tutto, a tutto il resto, e quindi probabilmente i nostri risultati sono dovuti proprio a questi giocatori che sono di una velocità incredibile, gente probabilmente che ha giocato tutta la loro vita a pallone prima di cominciare a lavorare. Benissimo, non vediamo l'ora di vedervi in Champions League e vedere dove arriverete. Grazie mille, in bocca al lupo, ciao. Grazie.